Emozione, la reazione del corpo alla vostra mente. E le emozioni? Io vengo coinvolto dalle emozioni molto più che dalla mente. La mente, per come uso io il termine, non è solo il pensiero che include le emozioni. Include le emozioni nonché tutti gli schemi reattivi mente-emozioni. L'emozione nasce nel punto di incontro fra il corpo e la mente. È la reazione del corpo alla mente, o si potrebbe dire un riflesso della mente nel corpo. Per esempio, un pensiero di attacco o un pensiero ostile creano nel corpo un accumulo di energia che chiamiamo collera. Il corpo si prepara a combattere. Il pensiero di essere minacciati fisicamente o psicologicamente induce il corpo a contrarsi. E questo è il lato fisico di ciò che chiamiamo paura. Le ricerche hanno dimostrato che le emozioni forti provocano perfino cambiamenti nella biochimica dell'organismo. Tali mutamenti biochimici rappresentano l'aspetto fisico o materiale dell'emozione. Naturalmente di solito non siete consapevoli di tutti i vostri schemi di pensiero e spesso soltanto osservando le vostre emozioni riuscite a portarli a livello di consapevolezza. Più vi identificate con il vostro pensiero, con quello che vi piace e con quello che non vi piace, con i vostri giudizi e interpretazioni, vale a dire meno siete presenti come consapevolezza osservante, più forte sarà la carica emozionale che ve ne rendiate conto oppure no. Se non riuscite a provare emozioni, se ne siete tagliati fuori, prima o poi ne avrete esperienza a un livello puramente fisico, sotto forma di un disturbo o di un sintomo. Negli ultimi anni è stato scritto parecchio a questo riguardo, per cui non è il caso di approfondire il discorso. Un forte schema emozionale inconscio può perfino manifestarsi come evento esterno che sembra limitarsi ad accadere a voi. Per esempio, ho osservato che chi si porta dentro molta collera, senza esserne consapevole e senza esprimerla, ha maggiori probabilità di essere attaccato verbalmente, ma anche fisicamente, da altre persone incollerite e spesso senza un motivo apparente. Chi si trova in tale situazione presenta una forte emanazione di collera che certe persone avvertono in maniera subliminale e che innesca la loro collera latente. Chi ha difficoltà a provare emozioni dovrebbe cominciare concentrando l'attenzione sul campo energetico interiore del proprio corpo, cercando di sentire il corpo stesso dall'interno. In questo modo entrerà in contatto con le proprie emozioni. Ne parleremo più in dettaglio in seguito.